Finalmente è arrivato lo sposo, accogliamolo con un grande applauso. Salve a tutti. Eccoli, sono arrivati, te l'avevo detto. Ciao Luca, sei proprio sicuro che te vuoi sposare qua a Scureggio? Sì papà, sono sicuro, sì. Vieni, cammina, forza. Ma vedi chi c'è, sta pure Chicco, tutto a posto, Chicco? No, faccia lui, sei proprio un fallito. Cioè. Hai visto? È uscito di prigione apposta per farti gli auguri. Adesso ti calmi e non rovinare il giorno più bello di questi ragazzi. C'è sta pure Edoardo, amico dei nami. Ma vaffanculo, Gianluca. Hai visto come ti vuole bere, Gianluca? Ma vedi chi c'è pure Sergio Erbuzza, grande Sergio! Gianluca, ma vattela a pigliare nel culo, va! Avresti mai immaginato un giorno così bello, Gianluca? Cazzo, lo ritogliamo. Il testimone te l'ho scelto io, eh. È cacciatore di Lion Field, la mia. Tante preoccupazioni. Ma eccola, guarda. Guarda quanto è bella. È bella merda, va. Ciao, meravigliosa. Come stai? Mazza, sta in forma, eh. Shh. Palle, ti sei portata pure il morto. Ma quando è che ho molli questo e scappi con me che c'ha la moto qua fuori? Ti porto a fanciro, ti faccio guidare, ti faccio sentire un po' di presenza. Sua moglie non c'è? Guardi, lascia verde mia moglie che quella è partita 6 mesi fa per la Giamaica con i soldi delle carte di credito mia, sempre con i giamaicani che non lancia il culo, che non si è presentata manco al matrimonio del figlio. Shhh! Per favore! La seconda spedizione missionaria. Il protagonista assoluto qua è la famiglia, diciamo, loro che si uniscono in una cosa sola, quindi non sono proprio... Se lei comincia a contraddirmi, poi finiamo a litigare e lo roviniamo. Contraddica, dopo alcuni giorni Paolo disse a Barra, ma dobbiamo fare che fai, bebisci? A meraviglia, a me bebisci. Per vedere come sta. Ma mai visto? È stato tu con l'amore, con la Bardone. Mo che ti guardo, pari in cane morto. Intese tanto stasera Roma, Roma che mi aiuta, quanto è bella Frisci di Roma. Dalla casina fino alla marina, mio. Pronto, ciao grandissimo, non mi disturbi affatto. Il commercialista. Vada fuori. Dopo alcuni giorni Paolo disse a... Meravigliosa, c'è già stato il taccia per sempre. Scusi? Il taccia per sempre, il momento quando i preti dicono che c'ha qualcosa da dire. Non lo so, fra un pochino dovrebbe... Cominci lei a tacere e vada fuori. Capito, sto andando al commercialista. Grazie. Oh, meraviglioso, avvertimi, eh. Chiedimi il posto, se tu andi. Tacci, qua. Il gruppetto di Paolo venne a perdere di... Mi piace, cazzo. Paolo disse a Barna. Beh, insomma, dimmi tutto. Che cazzo dici? Ma come 300.000 euro? Ma certo che non ho mai pagato, le tasse lo sa meglio di me. Ma sti cazzi di controlli da finanza, dove li trovo io 300.000 euro? Ma bestiazzi, mi faccio fare una telefonata. Tacci, ma come faccio? Una giornata proprio di merda. Pronto? Ah, zitto, pronto, sono il principale, stai zitto, fammi parlare, zitto! Se viene la finanza, tu gli devi dire... La finanza è già qui! Cazzo dici? Me lo passi, per piacere, me lo passi, per piacere. Pronto? Ma... Signor De Ceglie? Che giornata popo de merda, lo sapevo che giornata popo de merda! Pronto? Pronto, mi sente? Per il potere conferitoci dalla Sacra Romana Chiesa, vi dichiariamo marito e moglie. Puoi baciare la sposa! No! Ma meravigliosa! Ma vaffanculo! T'ho detto quando c'è sta taccia per sempre, avvertimi, tacci tua per sempre! Poi sto rincoglionito del testimone, t'ho detto prima che dice si taglia la gola!